studentesse trovate morte con una ferita da arma da taglio al collo in vacanza. Secondo un testimone rimasto anonimo ma citato dai media, le due turiste scandinave sarebbero state decapitate, ma è ancora da verificare. Erano in Marocco, sulle montagne dell'Alto Atlante, e, come reso noto dal Ministero degli Interni, i corpi delle due giovani donne, una di origine danese e l'altra norvegese, sono stati ritrovati lunedì mattina in una regione montuosa isolata a 10 km da Imlil, un piccolo villaggio dell'Alto Atlante, dove avevano montato la loro tenda. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze di questo atto criminale, ha aggiunto la fonte. Le vittime di questa tragedia si chiamavano Louisa Jespersen e Marie Nyland, e avevano rispettivamente 24 e 28 anni. Stando a quanto ricostruito finora, le due ragazze viaggiavano sull'Alto Atlante senza guida, e si erano fermate a dormire nei pressi di un rifugio ai piedi della più alta montagna della catena e del Marocco, il Jbel Toubkal, 4.167 metri. È notizia di oggi quella dell'arresto di una persona da parte dell'Ufficio Centrale di Investigazione Criminale del Marocco. Si tratta di un uomo che è stato fermato dopo una serie di indagini relative all'omicidio, e che è attualmente sotto custodia a disposizione degli inquirenti. Ma le indagini sulla morte delle due turiste è ancora in corso. La catena montuosa dell'Alto Atlante è famosa per i suoi sentieri escursionistici e accoglie ogni anno decine di migliaia di visitatori. Dopo essere stati informati dell'incidente, le autorità locali e di sicurezza si sono recate sul luogo del delitto, bloccando tutte le escursioni e ordinando rigide disposizioni di sicurezza. La madre di Louisa, riportano i media locali, avrebbe detto che aveva avvertito sua figlia della situazione caotica del Marocco e l'aveva invitata a non partire per quel viaggio. Louisa, la ragazza danese, da qualche tempo si era trasferita in Norvegia per studiare all'università, la stessa che frequentava l'altra ragazza, Maren. La madre di quest'ultima, si legge su Sun, ha dichiarato a una emittente norvegese che le due ragazze avevano preso le necessarie misure precauzionali prima di partire per il Marocco, e che la priorità della figlia era proprio la sicurezza.